Aspetta, Sere, che cazzo stiamo facendo? Tommy, io ti amo. No, aspetta, io ti voglio bene, tu hai... Sei stata importante per me, però non possiamo. Aspetta. Non voglio. Ti sei rotto l'iPhone? No, perché nel... 14° messaggio, sì. Ti chiedevo di incontrarci. Non mi aspettavo di trovarti qui. E infatti non ho deciso io di venire. E se ti facessi venire io? Cosa? Andiamo. Non pensi che sarebbe un po'... un peccato? Sprecare questa bella occasione. Tommy, sei ubriaco. Ubriaco non so che voglio te. Ascolta, quello che è successo l'altra mattina. È quello che vorrei succedesse tutte le mattine. Domani, dopodomani, su. Lo vedi tu, vero? Lo leggo negli occhi. No. Io? No. Torna alla festa. Lo sai che ti stanno cercando tutti? Tutti chi? Tutti. Ma poi ti pare che te ne stai qua al bar a bere mentre la festa prosegue? Ma che razza di organizzatrice sei? E questa che cazzo di regola è? Io sono l'organizzatrice e faccio quello che voglio. No, no che non puoi. Che cazzo ti è successo stasera? Ti ha morso un criceto? Bevi, va? No. È che sono un po' in appensione per tutto. Sai, questa festa è importante per me, per Tommy. Non voglio deludere. Sì, sì, per Tommy. Ma pensi realmente che queste cazzate funzionino con me? No. Dillo che non puoi fare a meno di pensarmi, facciamola finita. No, non è così. Cerca di controllare meglio i tuoi ospiti. Stai tranquillo. Io ho gli occhi su tutto. Sei tu che li hai solo sulle mie teste. Così io ti sto troppo addosso, ma tu puoi concederti le pause con lei. Bene. Ma dove diavolo eri finito? Sì, ho avuto... Scusa, mi metto subito al lavoro. Ciao. Ciao.
Cosa bevi? Non lo so, non ho idea. Piacere, sono Tommaso. Ok, non bevo nulla. Ma... Buona serata. Scusa. Sì? È tua questa? Ah, sì, grazie. Sei scappata così di corsa, come mai? È una storia assurda, non ci crederesti. Hai stuzzicato la mia curiosità. Come ti chiami? Fabrizio. Meno male. Sì? Ah, sì, scusa. Serena, piacere. Piacere mio. Allora? Ah sì, giusto, volevo dirti che... No, intendevo... Com'è andata? Cosa? Dai, ho visto che Tommaso ti ha raggiunto in bagno. Ed è uscito poco dopo di te. Non vi siete detti nulla? Noi? Niente. Niente. Beh, pensavo volessi chiarire con lui. In tutto il tempo che siete stati dentro non vi siete detti niente. Abbiamo chiacchierato. Chiacchierato? Fino a un secondo fa non potevi vederlo e adesso avete chiacchierato. È che stiamo cercando di mantenere un rapporto pacifico. Quindi avete chiarito? No, cioè... Intendo... Non è facile, ok? Con te niente è facile. Oh ragazzi, scusate, Sara mi ha spompato. Nel senso che abbiamo ballato insieme. E poi ad un tratto se n'è andata e mi l'ha scaricato. Comunque... È tutta matta. In più aveva bevuto, quindi... Non volevo disturbarvi, volevo solo rinfrescarmi. Sapete mica dov'è il bagno? Chiedi a Giulio, sa molto bene dov'è. Mi dispiace. Ho fatto un casino. No, tu non c'entri. La parete che dà sul cortile è un'ampiezza di... 4,5 metri. È la quarta volta che me lo chiedi, Jules. Vai a casa. No, voglio finire il lavoro. Tanto è la testa tutta un'altra parte. Com'è che si dice? Voglio buttarmi sul lavoro per non pensarci. Quant'è? 3 mesi? Grazie per avermi aiutato stasera. Non ti potevo lasciare da solo. Caffè? Sì. Così per tenerci svegli. Ho aspettato un po'. Volevo... Quindi senza lingua. Quindi hai voluto fare il duro e te lo sei lasciato scappare? Che ti devo dire? Sembra che qualsiasi cosa faccia mandi tutto a puttane. Tu? Io, puttane. No, grazie. Sto parlando di Gianluca. Ah, quella puttana! Non mi va di parlarne. Allora, a quello che vorremmo scordare ma non riusciamo a toglierci dalla testa. Ma toglimi una curiosità. È vero che Giusto stava con te perché ce l'hai bello e con i ricciolini? Chiamo ora sul palco Tommaso Tebaldi, l'ideatore di questa straordinaria linea di prodotti. Un bel applauso. Buona fortuna. Non mi sembra molto in sesto. Avrò esagerato, come al solito.
Grazie, signora. Cazzo, ubriaco. Grazie, grazie per aver preso parte a questa serata per il lancio. È proprio una bella serata, vero? Vi state divertendo? Come diceva poco fa il nostro amico, Flavio, la nuova linea di prodotti T-Bios è interamente naturale. Cioè, voglio dire, esistono un sacco di prodotti per il fitness, ma voi non potete immaginare quante schifezze ci mettano dentro. Invece noi abbiamo pensato alla vostra salute. Vero, Renato? Già. Mio fratello Renato non ha partecipato a questo progetto. Peccato. Peccato, sì. Perché la nuova linea Integra Bios si diffonderà presto in tutta Italia e poi chissà, nel mondo. E per quanto riguarda... Per quanto riguarda te, Flavio, tu sei stato il primo a credere in questo progetto e in me... Decisamente. Avrei anche fatto qualcosa con te. Grazie per averci provato, ma sai come va? Il mio cuore è da un'altra parte. Ma sta bene. Avete presente quelle passioni che vi sconvolgono la vita? Beh, il cervello vi va in pappa e non fate altro che pensare a lui. È un po' lercio, sbaglio. Ma poi vedete la cosa per cui avete lottato tutto questo tempo, scivolarvi tra le dita e pensate che magari siete stati voi a lasciarla cadere e a quel punto l'unica cosa che vorreste è riuscirla a riafferrare prima che cadi a terra e si spacchi mille pezzi. Ringraziamo Tommaso Tebaldi per il suo contributo e lasciamo spazio alle domande. Sì, hai ragione. Tommy, per favore. Ho io una domanda. Una domanda per tutti voi. Voi non lottereste per la cosa più cara che avete al mondo? No, Tommy, no. L'altra mattina... Anche se per poco io l'ho riafferrato. Ed è stato un attimo, ma non c'è nulla di più bello che fare l'amore con la persona che ami. Quindi amatevi e abbiate cura di voi. Ah, già. E in questo i prodotti T-Bios vi aiuteranno. Provare per credere. Mi ha convinto a prendere gli integratori. Ti amo. Signor Tebaldi si è dimenticato di dire una cosa fondamentale. Gianluca, guardami. Io ti amo. Emma, cara, hai dei capelli bellissimi. Ma sei una chinottara. Buonasera a tutti. Signore e signori, un attimo di attenzione. Vieni qua! Ma con la faccia buttati, mamma! Oh, ma che cazzo fa? Vieni qua! Vieni qua! Porco te! Dai, fermo!
Senti, volevo già dirti tutto quanto io prima, ma mi dispiace. Non lo dire. Non dire che ti dispiace perché non ci credo, non ha senso. E invece ce l'ha. Io non ho mai voluto, mai, te lo giuro, farti del male. Tu non c'entri niente in tutto invece questo. Invece c'entro. Io sono stato sincero con te. Ho ascoltato i tuoi discorsi sulla sincerità e di quanto fosse importante. Ma è tutto vero. Ah, e per dimostrarmelo vai a letto con Tommaso. Cazzo. Non dici niente? Beh, se non hai altro da aggiungere è finita qui. Ho fatto un errore. Allora siete fatti l'uno per l'altro. Io ti ho dato tutto, Giulio. Tu sei perfetto, Teo. Sei il vestito perfetto, nella vetrina perfetta e mi calzi a pennello. Sei intelligente, sei premuroso, sei un sacco di cose, sei tutto quello che io ho desiderato per me da tanto tempo. Io non lo so cos'è che non va in me. Lui mi manda fuori controllo. Risparmiami di attacco. Scusami. È che io sono innamorato. E quando ami qualcuno vai fuori di testa. Non vorresti fare del male a nessuno, invece lo fai. E cerchi poi di recuperare, di ricostruire la tua vita con qualcuno, cerchi di rifare qualcosa, invece. Ho capito. È finita qui. Mi dispiace. Lo so. Io ti conosco. I know, I know, I know, I want you.
stasera sei stata l'ennesima delusione. Ma porca puttana, mi hai fatto fare una figura di merda. Non ne fai una giusta. Sei la persona più irresponsabile che io conosca. E guardami, cazzo! Come ti è venuto in mente di prenderti per i capelli con quell'altra? Senti, Giallo, io non lo so come tu ci riesca. Mi hai fatto soffrire un sacco. E non mi capacito nemmeno delle cose che sto per dirti. Io ti amo. E ti amo davvero, porca di quella troia. Mi ami? Sì, ma non di quelle cose sdolcinate, come... Ma sì, chi se ne frega. Ai. Ma si è rotto il labbro? No, peggio, mi ha rotto la freccia. E la faccio piano. Vediamo. Se gli fa male. No? Sì. Gli fa male.